A distanza di 15 anni dalla prima e unica edizione svoltasi in Piemonte, Novitis in Campo torna nel Monferrato, un territorio che racconta tutto il sapore del vino e la bellezza dei vigneti. Ad ospitarci qui a Monbaruzzo di Asti l'azienda vitivinicola Pico Maccario, che per la seconda volta vede all'opera tra i suoi filari il meglio delle tecnologie per la viticoltura. Un'azienda inconfondibile, coloratissima grazie alle 4.500 piante di rosa e ai 1.000 pali matita che punteggiano gli oltre 100 ettari di vigneto impiantati soprattutto a Barbera e in misura minore a Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Freisa e Favorita. Un appuntamento, quello con Novitis in Campo, atteso non solo perché è il primo post pandemia, ma perché è l'unica fiera dinamica in Italia interamente dedicata alle tecnologie per la viticoltura, dove le prove e le dimostrazioni si svolgono direttamente tra i filari. Grande spazio, grande attenzione ovviamente alle trattrici specializzate per vigneti frutteto che nel mercato italiano hanno un peso sempre maggiore. Dai primi anni 2000 ad oggi infatti hanno quasi raddoppiato la propria quota sul totale delle trattrici immatricolate, passando dal 20 a quasi il 40%. Roberto Castiello, responsabile trade marketing per Antonio Carraro e anche vicepresidente Asso Trattori, e io da lì proprio parto. Ho appena citato quelli che sono i dati degli specializzati, dati sorprendenti, sono cresciuti tantissimo e Novitis in Campo è un pochino, sono il fiore all'occhiello ovviamente in vigneto e in frutteto. Antonio Carraro, leader mondiale negli specializzati, per cui insomma un comparto, un segmento che davvero dà grandi soddisfazioni, grandi sfide, perché credo le domande di ognuno di queste persone del pubblico siano diverse, vorrebbero la macchina personalizzata, ma grandi soddisfazioni. Sì, assolutamente, il comparto richiede la massima personalizzazione. Noi viviamo delle caratteristiche molto specifiche, molto adattabili alle esigenze dei singoli clienti e quindi per noi questo è un terreno fantastico per metterci alla prova con i clienti che, come vedete, sono venuti assolutamente numerosi. Beh, c'era anche tanta voglia di ripartire, di rivedersi finalmente in campo. Direi di sì, e direi che è una soddisfazione per tutti, perché oggi è il primo evento con il pubblico e non si è fatto mancare. Ecco, rimanendo appunto sugli specializzati, poi veremo anche alla vostra gamma che è vastissima, ovviamente credo sia una trentina i filari nei quali voi vi muovete, cioè, ma io ho visto dei dati che danno un più 63% nei primi tre mesi del 2021, sono dati incredibili. Sono dati incredibili, ci sorprendono, siamo contentissimi, tutto il settore è ripartito, tutto il settore ha dimostrato capacità di reagire alle difficoltà dell'anno scorso, gli aiuti, perché lo Stato ha messo a disposizione degli strumenti per sostenere e anche per sviluppare la tecnologia, come per esempio Agricoltura 4.0, hanno avuto degli effetti importanti e questo dimostra anche la volontà da parte degli agricoltori di puntare sulla tecnologia nuova, sull'innovazione, su un modo nuovo anche di fare agricoltura. E veniamo a voi, non chiedo di fare una panoramica di tutti i mezzi che ci sono perché sennò non avremo tempo, però già qui vicino direi che abbiamo dei modelli interessanti. Sì, qui abbiamo l'Elite, il top di gamma, i nostri top di gamma e si possono anche già notare le differenze che riusciamo a portare sulle macchine, quindi già la varietà della nostra gamma. Partiamo da il Mach 2, che come vedete è una macchina con i cingoli posteriori e le ruote davanti, quindi per delle pendenze assolutamente estreme, però con il vantaggio delle ruote, quindi del gommato. Passiamo a una macchina idrostatica come il Tonic, che quindi ha, per farle un parallelo, un po' una specie di cambio automatico, quindi abbiamo agevolato tutte le manovre che fanno e anche rese molto precise all'interno del vigneto. E poi abbiamo il TRG 10009, che è una versione ancora più ribassata del nostro reversibile a ruote diverse, che permetterà proprio di lavorare all'interno dei vigneti in condizioni dove la vegetazione ha bisogno di più spazio e dove la pendenza necessita di una forte aderenza
da parte del trattore. Tra l'altro è stato anche premiato all'interno del gruppo delle 8 dell'Innovation Challenge, quindi direi una bella soddisfazione. Sì, ha preso il premio New Technology e quindi un altro premio che si aggiunge alla lista dell'Antonio Carraro, quindi siamo molto felici. Però c'è un altro fiore all'occhiello, oltre a questo, la serie Tora. Esatto, qui presentiamo una serie completamente nuova, si chiama serie Tora, viene presentata proprio qui con due motorizzazioni, una da 52 e una da 66 cavalli, sono tutti motori in fase 5, quindi assolutamente all'ultimo livello previsto dalla normativa. Sono una versione molto evoluta del classico trattore intorno ai 50 cavalli, ha una trasmissione 16+16, quindi una trasmissione simile a quella dei trattori più importanti, ha un impianto idraulico potenziato. Questo permetterà agli agricoltori di utilizzare attrezzature anche complesse senza dover comprare a tutti i costi trattori molto più grandi da 80-90 cavalli e quindi permetterà anche di lavorare con il motore giusto, con le emissioni giuste e quindi anche essere più coerenti con quello che poi è in questo momento l'attenzione che ha il pubblico verso l'ambiente. Ma questa tendenza, questo più 63%, proseguirà nei prossimi mesi come vicepresidente Assotrattore, non come Antonio Carraro, quindi non i vostri dati di mercato? Allora, noi ce lo auguriamo. In realtà i segnali sono tutti positivi, quindi non intravediamo un rallentamento drastico. Sicuramente non sono numeri normali, quindi probabilmente c'era un ridimensionamento, però oggi lo dimostra, è un mercato pieno di interesse, vivo, l'agricoltore è molto attento alle nuove tecnologie e quindi probabilmente anche un segnale di reazione alle difficoltà e io credo che sia il più bel segnale che si può avere. E Novitis in campo è soprattutto innovazione, sono 8 le tecnologie che entrano quest'anno nel palmarès dell'Innovation Challenge e tra quella c'è Argo Tractor Landini. Antonio Salvaterra, direttore marketing Argo Tractor, direi una bella soddisfazione. Ma sicuramente una bellissima soddisfazione perché parliamo di un trattore Mistral 2 in questo caso, equipaggiato di un motore Stage 5, quindi un motore che rispetta le ultime normative in termini di emissionamento e che nonostante ciò siamo riusciti a realizzare rispettando quelle che sono le dimensioni e quindi soprattutto la compattezza tipiche di questa macchina che serve per lavorare in vigna come possiamo vedere qui oppure anche sotto tendone, in serra o dove la vegetazione è molto importante. Sono disponibili due versioni, una piattaforma anche GE quindi ribassata con un cofano molto basso e una versione invece cabinata. Questo trattore ha ottenuto il riconoscimento proprio perché è stato in grado di interpretare in maniera corretta il nuovo motore e soprattutto di farlo con potenza da 49 a 57 cavalli e coppie importanti 180-200 Nm. Era una sfida difficile quella dello Stage 5 per voi costruttori, l'avete raccolta, l'avete vinta, direi perché insomma le macchine ci sono, le soddisfazioni ci sono, però è un po' una sfida continua quella del mondo degli specializzati. È una sfida continua perché le normative mettono a dura prova il reparto di ricerca e sviluppo, però il nostro modo di interpretare questa sfida è sempre quello di guardarlo dal punto di vista dell'utilizzatore finale, del nostro cliente, in termini di necessità, benefici e vantaggi che potranno derivare dall'adottare un trattore, sì, con motore Stage 5, ma che benefici anche di altre tecnologie che gli permettano di lavorare al meglio, oltre alle tecnologie e oltre ai prodotti, anche di servizi, come ad esempio servizi di manutenzione programmata, estensione e garanzia, o ancora kit aftermarket che rendono i nostri trattori, non soltanto il Mistral 2, ma anche gli altri trattori di gamma compatibili con i requisiti dell'industria 4.0 e quindi compatibili col credito d'imposta. Agili, compatti, stabili, capaci di lavorare in condizioni anche estreme, queste sono le trattrici specializzate per vigneto e frutteto. Ovviamente non è semplice, noi li vediamo all'opera con delle performance incredibili, però progettarli, realizzarli non è un compito semplice. Ingegner Marcello Conatrali, direttore tecnico BCS, una bella sfida, ho detto io, ho ripetuto più volte, che l'industria costruttrice ha raccolto, che i vostri riparti ricerca e sviluppo hanno raccolto, i risultati ci sono. Assolutamente sì, la BCS ha spinto molto sia sul lato adeguamenti normativi, macchine agili, nuovi brevetti,
e innovazioni sui nostri prodotti. Per far questo ha aumentato anche proprio la capacità dell'organico della ricerca e sviluppo e con un forte lavoro di riprogettazione di tutta la parte anteriore siamo riusciti a rimodulare i volumi che la normativa ci imponeva di dover far stare sotto i nostri cofani al fine di minimizzare quello che può essere l'impatto per l'operatore, quindi addirittura rispetto al modello precedente siamo riusciti anche a abbassare il cofano per permettere una maggiore visibilità per l'operatore e forte del nostro baricentro basso e carreggiate strette abbinate al nostro brevetto di sterzo, di doppio sterzo dual steer, riusciamo sempre a garantire ai nostri operatori sicurezza, manovrabilità in spazi impervi dove un normale trattore specializzato ma di layout classico non riesce ad andare a operare. Tra Rose e vigneti riprendiamo la nostra visita a Enovittis in campo, innovazione in primo piano, tecnologia non solo per le trattrici ma anche per le attrezzature portate per le lavorazioni del vigneto. Davide Casarin, Maschio Gaspardo, voi che cosa avete portato a questo appuntamento che finalmente è il primo in presenza, ci vediamo, possiamo visitare, essere in campo? Sì, finalmente ripartiamo con le attività fieristiche, con le prove in campo, orgogliosi di questa prima ripartenza nell'anno 2021. Come possiamo vedere già dal pubblico c'è voglia di rinascere, di continuare con queste attività. Noi crediamo pienamente nelle attività in campo, il punto di contatto con i nostri clienti, proprio per valorizzare anche quali sono le nostre novità che portiamo in campo. In particolare protagonista di questa edizione è l'atomizzatore trainato Turbo Teuton FXF Isotronic, quindi con un sistema di comunicazione ISOBUS. Tutti quanti i parametri, la gestione avviene col monitor ISOBUS in cabina. In particolare questo atomizzatore permette, diciamo, grazie al sistema di diffusione FXF, di trattare due interfile di vigneto in un unico passaggio. Quindi un'elettronica che permette di gestire attraverso il terminale ISOBUS tutte le funzioni, quindi la portata, piuttosto che un'agricoltura di precisione 4.0. Infatti ricordiamo che questa attrezzatura è riconosciuta al credito d'imposta 50%, quindi dai, diciamo tecnologia ma soprattutto anche innovazione nelle altre macchine. Portiamo anche la seminatrice combinata compagna, anche qui in un unico passaggio riusciamo a lavorare il terreno ma successivamente anche seminare qualsiasi tipologia di seme, ma in particolare possiamo distribuire da solo 2 kg a ettaro fino a 500 kg a ettaro, quindi una polivalenza e una versatilità davvero impressionante. Ad ospitarci le colline del Monferrato, la provincia di Asti, e Merlo sicuramente gioca in casa, comunque per continuità, sicuramente sono una delle aziende del territorio piemontese, un'azienda conosciuta, famosa per i bracci elevatori. Qua parliamo di vigneti, la vostra gamma però è vasta e quindi c'è anche, avete produzioni, avete macchine, attrezzature anche per questo tipo di lavorazione? Sì, diciamo che noi siamo un'azienda che già nel campo degli isolatori telescopici ci proviamo con una gamma molto ampia. Per il settore vitivinicolo in realtà abbiamo altre macchine a partire dai piccoli cingolati Cingo, che sono macchine di elezione per il vitivinicolo. Abbiamo macchine sia a carro fisso che a carro allargabile che permettono di adattarsi sia a vigneti come questi abbastanza pianeggianti che a vigneti molto molto in pendenza. È una macchina professionale che permette di lavorare con molte attrezzature, possiamo avere sia cassoni che atomizzatori che trince intercambiabili che permettono quindi con una macchina di avere più soluzioni. In più i telescopici si stanno sviluppando sempre più per questo settore. Qui alle mie spalle abbiamo quello che fino ad oggi è il compatto di casa Merlo. A breve, dopo l'estate, inizieremo la produzione di un super compatto elettrico che andrà ancora più a rivolgersi all'azienda agricola e vitivinicola, non solo in campo ma anche nei magazzini, essendo
elettrica permetterà di lavorare come un muletto ma con le capacità di un telescopico, quindi un braccio che va più in profondità, più portate, più attrezzature anche con una navicella, quindi essere sempre più il partner ideale per l'azienda vitivinicola. Quindi macchine compatte, sempre meno inquinanti, l'attenzione sull'elettrico, le ha detto subito dopo l'estate, quindi ad EIMA la vedremo ufficialmente, sarà presentata ufficialmente. Queste comunque sono le sfide per i costruttori, anche perché, come giustamente ricordava, i vigneti, qui oggi siamo in una parte pianeggiante, però i vigneti possono essere in territori estremi. Assolutamente sì, e in questi settori davvero è dove noi riusciamo a fare la differenza. Abbiamo macchine idrostatiche con doppio motore su ogni cingolo per quanto riguarda i cingolati, quindi affrontano pendenze molto impegnative. Ancora di più per i telescopici, dove siamo riconosciuti come l'azienda con il livello di sicurezza più alto del nostro settore, e permette sempre di lavorare in piena sicurezza, anche con pendenze fino, con i telescopici abbiamo fino al 60% senza problemi, per cui condizioni veramente estreme. Il mercato come sta andando? Il mercato italiano molto bene, ma internazionale molto bene. Fortunatamente noi oggi stiamo già programmando sulla seconda parte del 2022, quindi siamo già molto molto soddisfatti. Già il 2020 sarà chiuso, dopo tutto quello che è successo, in modo molto positivo. Il 2021 per noi è un anno eccezionale, andremo a rompere tutti i record, stiamo aumentando la produzione. Non solo per tutto lo sforzo fatto con il 4.0, ma anche perché il mercato ha voglia di crescere, quindi in tutto il mondo oggi stiamo crescendo in modo molto importante. E da qui, da Enovitis in campo è tutto, ci salutiamo con vicino quelli che sono un po' quei simboli di questa bellissima azienda, l'azienda Pino Macario, le matite colorate all'inizio dei filari e queste rose che non sono qua per bellezza, ma sono testimone, perché si sa che nel caso si ammali la rosa, poi la malattia potrebbe anche arrivare in vigne, quindi sono un segnale d'allarme importante. Bene, e da qui, da Monbaruzzo, provincia di Asti, si chiude la nostra puntata. Grazie per averci seguito, in sovraimpressione come sempre tutti i nostri riferimenti. Grazie ancora e ci vediamo la settimana prossima.